emergenza in una situazione completamente diversa da quella che abbiamo vissuto. Ad oltre un anno di convivenza con il Covid in uno scenario epidemiologico apparentemente sotto controllo ma incalzato dall'imprevedibilità delle varianti, l'azienda ospedaliera Marche Nord fa il punto sull'esperienza maturata durante le precedenti ondate e si prepara al futuro mettendo in campo nuovi strumenti di tracciamento, approcci terapeutici innovativi sperimentali applicati nelle diverse fasi della malattia e modelli organizzativi strategici che consentono di rimodulare l'offerta clinico-assistenziale in un'ottica di rete e integrazione tra ospedale e territorio. Di questo e tanto altro si è parlato nel convegno di oggi pomeriggio dal titolo Covid, la scienza al letto del paziente, organizzato dall'azienda Marche Nord nella sede della Pinacoteca San Domenico di Fano e moderato dal direttore generale Maria Capalbo. Professionisti esperti in prima linea dall'inizio dell'emergenza hanno messo a confronto le proprie esperienze, condividendo i protocolli necessari per la gestione dei diversi stadi del virus e facendo chiarezza sulle nuove terapie, come ad esempio l'impiego degli anticorpi monoclonali. La situazione è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia, questo lo sappiamo, perché il virus ancora non è debellato. Lei è direttore scientifico di questo convegno, di che cosa si parlerà? Per scambiarci esperienze sia da un punto di vista clinico sia da un punto di vista organizzativo, per questi sono i due momenti fondamentali, una clinica e una terapia adeguata ma un'organizzazione altrettanto adeguata, e questo c'è stato, devo dire. Leparina, che cosa significa? Leparina è un farmaco straordinario che noi abbiamo impiegato sia per le sue proprietà anticoagulanti, sappiamo che il Covid si complica spesso con embolia polmonare, con trombosi venosa profonda, ma abbiamo scoperto che leparina ha anche altre tante grandi alte attività di tipo antinfiammatorio, di tipo di protezione endoteliale e anche di tipo antivirale. Parleremo anche di questo. Di quello che questi 18 mesi ci hanno insegnato per essere proattivi ed affrontare al meglio un'eventuale quarta ondata con le professionalità cliniche di tutta la Regione Marche. In un anno e mezzo abbiamo ricoverato oltre 1 migliaio di pazienti Covid. Alla prima ondata, che soprattutto per Pesaro è stata veramente tragica, ma anche alla seconda e soprattutto terza ondata, che ha colpito molto duramente e ci ha messo veramente alla prova. Attualmente la situazione è tranquilla, ci sono 2 pazienti ricoverate, come sapete, presso Pesaro, e ecco, però siamo tutti pronti nel caso in cui ci fosse una qualche recrudescenza. Questa variante Delta crea tutta una serie di problemi per le persone che non sono vaccinate e naturalmente anche per il servizio sanitario. Quindi speriamo che non ci siano persone che inconsapevolmente siano non solo vettori della nuova variante, ma soprattutto incubatori di nuove varianti che possono essere resistenti ai vaccini. Si è ipotizzato anche un ritorno delle Marche in zona gialla? Sì, c'è una rielaborazione del tema della classificazione dell'epidemia per le misure restrittive, c'è una proposta della conferenza della Stato-Regioni e tra Regioni per chiedere allo Stato che questo indice di pericolosità sia individuato non sulla base delle persone positive, bensì sulla base delle persone che sono ricoverate negli ospedali. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni.